Allora, adesso dovremmo esserci. Ehi, Amici di YouTube, bentornati, guys. Ho provato a fare una live con la connessione di riserva, ma è andata molto, molto male. E adesso sto usando la connessione che abbiamo di solito. Uso la classica connessione che uso di solito. Il problema è che non è più lenta, ma insomma, se non fa laggare lo sempre per rischio. Ma anche il gioco è smooth, quindi ci sta. No, va bene perché non so cosa è successo. Seguito 8 mega. E adesso invece sti giorni sta tirando 20-22 mega con connessione di riserva. Credo che ieri ci ho sperato, ho fatto la live dicendo fantastico, hanno potenziato la linea, perché adesso col 5G prendo 100 mega. E appunto questo da 8 è diventato 20, però non so, ieri ho constatato che non era vero, in qualche modo è successo qualcosa, ma non era qualcosa che serve o hanno fatto una scemenza o no. Comunque stavamo parlando prima che siamo quasi pronti a tirar fuori un po' di livelli alla signora Aida, e infatti stavo pensando prima di finire qua, questo non l'ho detto ad alta voce, di fare metà metà. Penso che sono 48 milioni, però se riesco ad arrivare a 50 e livellare l'oro, perché ci vuole tanti di quei soldi. La cosa diciamo che aiuterebbe anche, perché i giorni sto avendo problemi a tenere traccia del PB, perché appunto sono somewhat impegnato e quindi insomma sono 25 giorni e sono tipo a livello 20, non mi ricordo. Cioè, siamo a buon punto, I guess, perché 22 giorni e siamo a livello 30, però le altre volte con 5 giorni di trash, che mancavano 13-14 giorni l'avevo già fatto. Mi preoccupa un po' questo mese, però credo che riusciamo. Cioè, potrei essere già a livello 32. Quello sì. Assolutamente. No, sono anche contento perché anche quando giocavamo con questa connessione qua era veramente poco smooth prima. E infatti stavo costantemente cambiando connessione. E vabbè, adesso stiamo leggermente, dice che stiamo leggermente laggando, ma nel senso di essere, dice, in bianco, quindi vuol dire che è una sciocchezza. Quindi, no, insomma, anch'io vedo, c'ho la live in anteprima sul mio telefono con la chat sotto, quindi lo vedo quello che succede alla fine. Vabbè. E comunque, continuando il discorso, il gioco sembra molto più smooth e ci sta. Non lo so, però anche i millisecondi quando usavo questa connessione, scusa, già tempo fa si muoiono da soli, è bellissimo. Il team è bello per quello, di fare il minimo
devi fare il minimo, poi muoiono tutti. Stavo dicendo, dava tipo 50, 60, adesso ho visto addirittura 20, invece adesso fa 30, 40. Sì, è un po'. Poi il gioco non sembra così. Secondo me il gioco laggava anche le altre volte. Bisogna della massima concentrazione. No, vaffanbani. Non so mi andare. E vabbè, ma un po' più cattivelli, non è? Ah, ok. Il CC. Perfetto. Lo scudo di Kira oggi non funziona. Sì, il gioco aveva un sacco di perdita di FPS. Mi chiedevo se era il mio gioco e la mia scheda grafica, ma non so, adesso che è migliorato tutto, che da 8 a 20 il gioco non lagga più anche quando gioco. Non saranno proprio 60 FPS fissi, quello lo so, però sembra più pulito da giocare. Ah, non essere morto ancora questo lancio. Chiudi. Non preoccuparti, ci pensare che. Poi ricominciamo a usare anche Polaroid, però Arlecchino è più facile perché schiaccia un bottone e ammazza tutti. Invece la Raiden è infatti che è mega combo. Se no non funziona. Ho intenzione di spegnere l'aria condizionata, dammi un attimo. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Che viene da Calori. Sarebbe bello chiedergli più informazioni su Calori, quello sì. Essendo che viene da Calori, magari nel prossimo Natale ce la becchiamo, gli possiamo chiedere qualche domanda. Non lo so. Vedremo. Ah, ok, ce l'ho davanti, mi piace di dire cosa. Stavo guardando in una direzione, c'è una. Ma mi piace la cosa che si muove, secondo me è utile. Io non so. Ah, ma non. Intanto. Mi fa piacere usare Arlecchino, ma ogni tanto si spegne. Probabilmente sono colpa mia che uso l'abilità in modo sbagliato. Userò l'abilità in modo sbagliato, allora lei non mi va tanto. Vabbè, tanto siamo in free roam, che se ne frega. Questo. Ma anche io mi sento più comodo, non so come spiegare. Una mappa che ruota mi è più comodo. Beh, io sono il tizio che usa i comandi degli aerei alternativi, cioè quelli lì che se spingi su l'aereo va giù e se spingi giù l'aereo va su. Ma in ogni gioco, cioè, i comandi per camminare eccetera sono normali, ma per gli aerei a me mi viene più comodo averli invertiti, ecco, si chiama invertiti. Sempre sto questo. Forse Battlefield 1 non l'ho fatto perché gli aerei erano talmente lenti che tanto alla fine non mi sembrava. Mi sentivo che riuscivo a controllarli bene lo stesso, ma
i giochi che i caccia vanno anche ai, non so quanto vanno veloci, però i giochi che ci sono i caccia moderni io faccio i comandi invertiti. Non so perché su Battlefield 1 non li ho fatti. Più che altro su Battlefield 1 non... gli aerei li ho usati, ma non più di tanto. Io e gli aerei non andiamo molto d'accordo. Veicoli di terra, sì, vabbè. Ho passato una vita a giocare a giochi di macchine, quindi insomma. Mi dai un carro armato, mi dai un, non so, anche semplicemente un veicolo armato, te lo so guidare, perché tanto ho passato la vita tra Rainbow Speed e quant'altro, quindi non è proprio la stessa cosa, però insomma è anche più facile perché sono plane, eccetera. Ah, questo è un altro di scatole perché lui rimane dentro l'acqua. Ok, adesso il colpo lo tiro io. No, vabbè, non so sinceramente. Quando uso gli aerei non sono capace. Gli elicotteri sono... Ero diventato molto bravo. Però non so, non mi piace l'idea che non puoi fermarti, cioè non, il mio, diciamo che la mia testa non riesce a elaborare che no, tu non puoi fermarti con l'aereo, cioè ha senso. Cioè, veramente si potrebbe prendere un gioco come War Thunder, devi fare benzina, eccetera. Siamo modalità realismo qui. Però dico in generale giochi un po' più arcade, tipo Battlefield, che non c'era benzina, non c'è niente. Non riesco a comprendere, la mia testa non ci arriva che non posso fermarmi. Quindi faccio sempre manovre stupide e mi schianto. Invece gli elicotteri sono diventato abbastanza bravo perché appunto riesco a fermarmi a mezz'aria, quindi capisco cosa devo fare. Su Battlefield 4 ero diventato molto brutto, bravo a usare il cacciabombardiere, mi piaceva tantissimo usare. Tosta che ero diventato quello lì della banda che usava sempre il cacciabombardiere. No, prima era qualcun altro che usava il cacciabombardiere. Volevo solo vedere i soldi, ma mi sono perso. E ormai per arrivare a 50 ci vuole un bel po' di robe. Cioè non posso sperare che ne faccio 2-3, tatan, sono 5 milioni. Però mi piacerebbe anche arrivare a questo 2005. Almeno. Così sono sicuro che Anatlan... Siamo, abbiamo tutto a posto. Non so. Io facevo metà metà sì, giù, ma mi hanno probabilmente chiamato a mangiare comunque prima, vabbè. Penso che sti giorni facevo metà metà. Quindi, almeno finché non arriva qualcosa che è a 2005, poi magari ci vediamo sui fuori. Oppure oggi livelliamo già direttamente Naida e Bennett avanti. Questo è fatto. Ripeto, devo guardarmi questo cosa vuol dire perché non ho ancora capito che cacchio vuol dire. Perché ragazzi, viaggiatore. Non capisco perché ti metto la tua immagine, scrivono viaggiatore, cioè nel senso. Forse senso all'inizio del gioco, ma veramente uso poco, anzi Traveler non lo uso neanche. Sarebbe bello che ti mettono il tuo personaggio preferito. Cioè, ti mettono il personaggio che usi di più. Per dire, non lo so. La miseria. Ha tirato un lago della miseria il gioco.
E ma oggi il sabato ci sarà un sacco di gente che... E facciamo questo. Thank you for complete. Boh, presumo che mi hanno chiamato per mangiare. Il fatto è che mi stanno mandando anche messaggi qua adesso. Boh, oggi pomeriggio non so se continuare questo delle foto, poi vediamo, va bene? Comunque, ci vediamo più tardi. Tanto mi hanno già chiamato a lavorare, sì, a lavorare. In teoria sì, però vabbè. Mi hanno già chiamato a mangiare prima mangiare. Boh, ci vediamo oggi pomeriggio, ragazzi. Non c'è tanti problemi. Ciao. Yeah. Yeah.